Buonasera. Dunque, buon pomeriggio a tutti e a tutte. È davvero un piacere rivedersi qui finalmente in presenza. Io vi porto i saluti dell'Associazione Contesto, che organizza questa 10ª edizione di Macerata Racconta. Per noi dell'Associazione è davvero emozionante aver raggiunto questo traguardo e per questo voglio ringraziare tutti voi che ci seguite con affetto da tanto e soprattutto il nostro direttore artistico Giorgio Pietrani per il suo infaticabile impegno e passione. Come ormai sapete, quest'anno abbiamo deciso di trattare il tema della cura che, come abbiamo visto già da ieri sera, può assumere varie declinazioni, dalla cura del sé, come raccontava ieri sera Daniela Raimondi, la scrittura come terapia, alla cura verso gli altri e la cura nel fare bene le cose. Prima di introdurre i nostri ospiti, vorrei però ringraziare anche i nostri partner, a partire dal Comune di Macerata, l'Università di Macerata, Biper Banca e APM. Per gli allestimenti invece ringraziamo Pianesi Mobili, Santinelli Floricoltura e Edilsir SRL. Dicevamo i nostri ospiti. Dario Fabbri, lo conosciamo, analista geopolitico e giornalista, consigliere scientifico della rivista di geopolitica Limes, per la quale è anche coordinatore per l'America. Dialogherà con lui Paola Persano, docente di storia del pensiero politico all'Università di Macerata. Io mi taccio e gli appuntamenti per il resto della giornata ve li racconto poi e vi auguro un buon ascolto. Allora, faccio brevissimamente gli onori di casa e lascio immediatamente la parola a Dario Fabbri perché insomma anche l'attesa ci ha abbastanza predisposti tutti all'ascolto e Dario Fabbri è qui per raccontare, per provare a costruire un racconto condiviso sull'America oggi, parafrasando un film cult di qualche anno fa. E, naturalmente nel post-Trump e naturalmente raccontando il presente, ma come si fa spesso quando si parla di una storia al presente, cioè gettando lo sguardo anche un po' all'immediato passato, a quello che ci ha portato fin qui. Personalmente avrò un ruolo di stimolo alla conversazione, spero che ci sia spazio anche per uno stimolo dal pubblico, vediamo con i tempi. Naturalmente, come dire, l'iniziativa è pensata in queste modalità, ma vorrei che fosse Fabbri stesso a avviare questo racconto e quindi partire da America oggi, appunto. Buonasera a tutti, scusate il ritardo, ho avuto un impegno un po' tardi a Roma e non ho calcolato per bene quanto complesso fosse arrivare a Macerata, ed è discretamente complesso, tra l'altro ammetto la mia ignoranza, non ero mai stato a Macerata in vita mia, quindi mi scuso. È interessante che la professoressa abbia citato un film come quello di Robert Altman, che era America Oggi, che il titolo ufficiale è Shortcuts, cioè piccoli tagli, come se fossero piccole diapositive, piccoli frammenti, che quello che poi proveremo oggi ad offrirvi degli Stati Uniti in questa fase. Parlando ieri al telefono, la professoressa, scuso anche con te, che insomma sei stata ad aspettare nonostante il ventaglio, non so se sia bastato, ieri mentre parlavamo al telefono eravamo d'accordo che fosse giusto per chi ci ascolta fare una sorta di riepilogo, come si fa nelle serie televisive, come siamo arrivati fin qui nelle puntate precedenti, cioè che tipo di America è questa e come è arrivata a questo punto, perché in questi anni qualcosa è successo, insomma ce ne siamo accorti, qualcosa succede sempre, insomma è difficile non succeda proprio mai niente, specialmente quando si tratta dell'egemone globale, ma in questi anni in particolare gli Stati Uniti anche un po' troppo, nel senso ci hanno dato molto da lavorare. Io non sono un grande appassionato di politica americana, quindi qualcuno già potrebbe dire e allora c'è qualcosa che non torna, ma ci arriveremo. Diciamo così, non sono un appassionato della politica americana in senso sportivo, come va di moda adesso, no? Adesso si seguono le elezioni come se fosse la NBA, c'è chi non dorme la notte,
c'è chi si studia tutti i candidati, se li va a cercare, se li va a spulciare. Qui non sono esattamente di quella categoria, io la notte dormo molto bene quando ci sono le elezioni americane, di cui mi interessa poco, ma tra poco tratteremo anche di questo. Mi interessa invece molto di più, visto che non mi occupo di politica ma di geopolitica, che è un nomaccio, una disciplina che va anche di moda purtroppo, ma è quasi esoterica nel suo dipanarsi, cioè nessuno sa bene cosa sia, perché tanto tutti si occupano di geopolitica, quella del tartufo, c'è la geopolitica dello sport, c'è la geopolitica di tutti i tipi, ma la geopolitica impone, non vi annoierò troppo, di ricercare i fattori strutturali, cioè la geopolitica non studia la politica in quanto tale, o l'aspetto elettorale, o i leader, o le loro dichiarazioni. Questo è studio giornalistico oppure politologico, ma non della geopolitica, che dovrebbe, usiamo il condizionale perché poi geopolitica è come la filosofia, dentro c'è di tutto, è un'insalatona mista, però diciamo dovrebbe in senso ortodosso occuparsi dei fattori strutturali, e di quelli parleremo quest'oggi, almeno ci proveremo, soprattutto per inquadrare il momento che vivono gli Stati Uniti, che è un momento di malessere evidente. Cioè gli Stati Uniti vivono una fase di profondo turbamento, ma da che cosa è determinata, che cosa l'ha causata e in che cosa consiste? La risposta più semplice dovrebbe essere: è tutta colpa di Trump. A parte il fatto che Trump è un signore sgradevole in quasi ogni sua sortita, ma non può essere colpa di Trump, nel senso, un singolo individuo non può generare il momento di un'intera collettività. È vero esattamente il contrario, cioè né la conseguenza né il frutto, è stato germinato dal momento della collettività, non l'ha certo creato. Questa è un'illusione tipica della politologia in alcuni casi, ma soprattutto dei leader che si sentono grandi artefici della storia e poi ci rimangono molto male quando scoprono il contrario. Il momento che vivono gli Stati Uniti è un momento che viene da lontano, di qui la necessità di questo riepilogo. Se dovessimo sintetizzarlo in uno slogan, diremo che gli Stati Uniti vivono una fase di fatica imperiale, che è un'espressione che fa un po' paura obiettivamente, poi dentro c'è l'aggettivo imperiale, tutto ciò che è legato all'impero ha senso spregiativo più o meno, figurarsi se poi lo diciamo agli americani, se gli americani viene ricordato che sono un impero, si lanciano dalle finestre, hanno reazioni isterico o si lanciano contro di noi, quindi è meglio che si lancino dalle finestre, ma a volte la loro reazione è molto violenta. Si sono ribellati ad un impero, la loro rivoluzione contro Re Giorgio e amenità di questo tipo. Il punto è un altro, oggi non discuteremo di questo, che certamente sono un impero, ma è altrettanto vero che vivono una fase di fatica legata alla loro condizione. Cioè essere impero e soprattutto essere impero globale non è il paradiso terrestre, anzi, è una condizione molto gravosa perché pertiene direttamente alle vicende della collettività, molto più che a chi la guida. Che cosa determina la fatica che sentono su di loro gli americani? Per cui il 6 gennaio scorso, complice il fatto che la Befana non è festa negli Stati Uniti, si sono lanciati contro il Campidoglio, cioè contro il loro Parlamento che chiamano Congresso. Ma è qualcosa che viene da qualche anno prima ed è legato essenzialmente a tre fattori. Tutti e tre determinanti la cosiddetta fatica imperiale. Il primo fattore che è tipico di tutti gli imperi è la perenne belligeranza, cioè gli imperi tendenzialmente fanno la guerra, fin qui ci siamo, ma anche quando non la fanno, e gli americani capita molto raramente, psicologicamente hanno la sensazione o la consapevolezza che la dovranno fare presto o comunque devono essere sempre pronti al prossimo conflitto. Al di là del numero di morti, che già questo è di per sé molto gravoso, ma la sindrome psicologica che attanaglia l'intera popolazione è legata allo sforzo bellico ed è un elemento di peso netto sulla psiche della collettività, al quale nessuno può sfuggire, perché percepirsi perennemente in guerra, vivere col fucile alla caviglia, è molto oneroso su qualsiasi essere umano. Asterisco, noi a volte tendiamo a pretendere, e questo ahimè è un'altra delle illusioni della politologia, dalle collettività molto più di quello che pretenderemmo mai da un singolo individuo. Cioè, noi ci arrabbiamo molto quando gli stati, le nazioni si comportano in maniera miserevole,
ma sono composte da esseri umani, cioè non hanno dentro chissà che altro, cioè non possiamo pretendere dalle nazioni più di quanto si possa pretendere da un singolo essere umano, che un po' come tutti noi, sono momenti alti, momenti bassi, chi più chi meno, certo ci sono degli estremi, e questo va ricondotto anche alle collettività. Insomma, quando gli argomenti ci sembrano molto complessi, dal macro si scende al micro, può essere sempre molto utile. Chiusa parentesi. Quindi questa prima sindrome che ne rappresenta la fatica per gli Stati Uniti è stare dentro la guerra sempre. L'opinione pubblica vive dentro una guerra perenne, almeno da 1898, se volessimo tornare indietro, poi la questione si è molto complicata dalla Seconda Guerra Mondiale in avanti. Il secondo elemento che determina la fatica imperiale degli Stati Uniti è molto complesso da comprendere in Italia, che è la matrice antieconomica di ogni impero. Noi siamo un paese economicistico, anche a livello accademico, tutto si riconduce quasi all'economia. Siamo convinti di essere molto furbi, perché assolutamente certi che se seguiamo l'economia troviamo le soluzioni alle cose o le cause alle cose. Ci sfugge, è proprio incomprensibile, che le grandi collettività, cioè le grandi potenze di questo pianeta, non vivono di economia. Per noi è incredibile. Gli americani vanno in Iraq, cercano il petrolio, tipo rabdomanti. Gli americani, la cosa più divertente, il rovesciamento del principio di causalità quando si tratta di moneta. Insomma, per citare Giscard d'Estaing, quando diceva il privilegio esorbitante degli Stati Uniti è il dollaro. Quasi per essere una grande potenza bastasse avere una moneta molto forte. Quasi questa moneta esistesse sottoterra o su un albero. È vero esattamente il contrario. Il dollaro è la riserva globale perché è la moneta della prima potenza del pianeta, non viceversa. Non è che la moneta determina, la moneta è una convenzione, non ha un valore intrinseco. In Italia è un po' difficile da comprendere, ma comunque. Che vuol dire la matrice antieconomica di un impero? Di che cosa vive un impero se non vive di economia? Vive di un concetto che a noi veramente fa impressione. Cioè, se noi dovessimo usare un termine un po' desueto, un po' d'antan, dovremmo dire che un impero vive di gloria. Insomma, significa quasi niente. Cioè vive di status, vive di potenza tout court. Cioè la popolazione di un grande impero è soddisfatta di essere o la prima potenza del mondo o di giocarsela con le prime potenze del mondo, di essere temuta dai suoi vicini, di avere una sfera di influenza, di rimanere nei libri di storia. Di questa roba qua vive un impero. Cioè non vive di benessere, non vive di qualità della vita. Anzitutto perché ha sempre, ci arriveremo, un'età mediana più bassa. È impossibile essere un grande impero con un'età mediana molto alta. È proprio impossibile. L'Italia non può esserlo, figurarsi, neanche vorrebbe mai. Non è neanche l'estensione geografica. Ma l'età mediana è un elemento di discrimine impossibile da superare. Insomma, per farla molto breve, è più incline un ventenne ad usare le mani che un 75enne. È più incline un ventenne a pensare di cambiare il mondo in forma violenta che un 80enne. Insomma, questo è facile da comprendere. E un grande impero ha questo in testa. Ce l'ha la Russia, come ce l'ha la Cina, come ce l'ha l'Iran, come ce l'ha la Turchia, ce l'hanno gli americani, né più né meno. Noi vogliamo vivere meglio, possibilmente benino, con un'alta qualità della vita, eccetera, eccetera. Questi soggetti che ho elencato vogliono stare nei libri di storia, vogliono segnare la loro epopea. Del nostro vivere bene non rimarrà granché in un sussidiario per le elementari tra 50 anni. Della loro epopea, questa finirà anche in 10 righe di storia per i ragazzini delle elementari, questo vogliono. Ma vivere in un contesto come questo, profondamente antieconomico, vuol dire creare comunque peso sulla popolazione. Perché si persegue scientificamente l'aspetto antieconomico. Gli Stati Uniti sono, da quando si misurano indici come questi, il paese che ha il più grande deficit commerciale della storia, tra quelli sviluppati, ed il più grande debito pubblico della storia di tutti i paesi, non solo quelli sviluppati. Come non si è mai registrato, cioè sul piano economico gli Stati Uniti non dovrebbero nemmeno esistere. Cioè l'Italia ha un grande surplus commerciale, ed è l'Italia, gli Stati Uniti hanno un enorme deficit commerciale. Il punto è che lo perseguono scientificamente, non è un accidente. Il deficit commerciale serve a creare dipendenza nei confronti dei clientes, cioè come li chiamavano i romani, cioè dei soci dell'impero. Cioè di noi, l'Italia ha un surplus commerciale verso gli Stati Uniti, tutti i paesi ce l'hanno, ok?
che era quello che faceva imbestialire e bestemmiare Trump essenzialmente, e ci arriveremo tra poco. Ma non è un errore, i romani avevano un deficit commerciale nei confronti di tutti, i britannici neanche a dirlo. Noi siamo italiani, quindi con un complesso di inferiorità assoluto nei confronti degli inglesi, non esattamente ricambiato dagli inglesi, che più o meno ci considerano subumani. Ogni volta che andiamo in Inghilterra un italiano ci fa sempre, non riesce a resistere, ci lamentiamo perché gli inglesi non sanno mangiare, che è vero, ma gli inglesi non sanno mangiare perché hanno sempre importato tutto dagli altri, in età vittoriana, come tutti i grandi imperi, lo facevano scientificamente. Le cose buone che si mangiano in Inghilterra non sono mai inglesi, che non hanno una grande tradizione gastronomica. E anche quello non è un errore, è l'elemento intrinseco del loro essere stati un grande impero. Chiudiamo la parentesi. Gli americani sono identici. E questo è evidente, e passiamo al terzo punto, che grava sulla popolazione. Se noi prendiamo la parte più importante degli Stati Uniti, che è il Midwest, che di West non ha niente, la geografia è sempre questione culturale, il Midwest è Mid-East, letteralmente, cioè un Medio Oriente, però... Gli americani lo chiamano Medio Occidente, ma se lo vedete sulla carta sta a Oriente, addirittura la Pennsylvania è Midwest, la Pennsylvania quasi tocca l'Oceano Atlantico, quindi figurarsi. Però gli americani lo chiamano in questa maniera perché sono partiti dalla costa orientale, loro andavano verso l'interno, andavano verso ovest, per quello era già ovest. Il Midwest, che è la parte più importante del paese perché ospita il ceppo dominante, che è quello germanico, ha sacrificato la sua manifattura in nome dell'impero. L'ha completamente distrutta. Gli americani la chiamano The Rust Belt, la cintura arrugginita, no? Perché la catena di montaggio si sono fermate e hanno fatto la ruggine. Questo non è accaduto per chissà quali ragioni, perché scientificamente per creare quel deficit commerciale le manifatture americane devono uscire dal mercato. Voi immaginate questo che peso ha avuto sulla popolazione locale e ha tuttora. Terzo elemento, che si ricollega al primo, a quanto dicevamo poco fa, è quello dell'immigrazione. Gli Stati Uniti, come detto, non vivono di economia, quindi il dibattito sull'immigrazione non è il nostro dibattito. Forse la tragedia massima della politologia sono i modelli, no? Uno prende un modello e lo applica a tutti i casi, poi batte i piedi perché i conti ovviamente non tornano, ma poi si butta dentro lo stesso, si mette un'eccezione e l'eccezione fa tornare il modello. Ma il dibattito sull'immigrazione degli Stati Uniti col nostro non c'entra niente. Non può entrarci perché non si vive di economia. Da noi il dibattito sull'immigrazione è questo. Ci servono o meno, lascio a voi l'interpretazione, perché dobbiamo mantenere il livello produttivo, ci devono pagare lo Stato sociale. Qualcuno proprio si lancia in un momento di grande audacia e dice perché la popolazione italiana va diminuendo sul serio, siamo 59 milioni 700 mila, 5 anni fa superavamo i 60 milioni, non era mai capitato nel 1861 che diminuisse la nostra popolazione, ammesso che interessi a qualcuno. Gli Stati Uniti fanno tutto un altro discorso sull'immigrazione. L'immigrazione in un grande impero serve a tenere giovane e violenta la popolazione, punto, non è che serva ad altro. Non è che gli americani si scelgono gli immigrati perché siano colti. Gli italiani spediti a milioni negli Stati Uniti non è che fossero colti, erano tutti analfabeti, ma li volevano fortemente, innanzitutto perché non arrivavano più gli anglosassoni e i tedeschi, che sono il primo ceppo d'America, ma poi perché li formano loro, li assimilano loro. Servono per tenere bassa l'età mediana, altrimenti senza immigrazione gli Stati Uniti sarebbero un paese d'Europa occidentale. Discuterebbero di green, come se fosse il fine ultimo delle cose. Invece discutono di morire o vivere all'interno di un impero, che è un po' diverso. E il green è uno strumento della loro azione, non il fine delle cose. Né più né meno, poi un giorno ci spiegheranno perché si dice green in Italia, questo verde non piace più a nessuno, si può rivoluzione green, eccetera. Sull'immigrazione gli americani si giocano da sempre la loro traiettoria. Ogni anno accolgono, non accolgono per niente, si trovano dentro casa milioni di immigrati mediamente, anche negli anni di Trump, per le ragioni di cui sopra. Anche questo però, voi capite bene, grava sulla popolazione, perché sono esseri umani. L'arrivo dell'altro, del diverso, soprattutto in questa fase, la fase in cui gli immigrati che arrivano in America non sono di origine europea, e non è un dettaglio, l'elemento razzistico è un elemento sempre presente in tutte le collettività, non è che si può estirpare dalla mente umana in noi. Gli americani da questo punto di vista non fanno eccezione, sono un paese anglosassone ma più sassone che anglo, hanno i tedeschi come primo ceppo, il secondo ceppo è quello irlandese, che non è germanico manco per niente, e poi a scendere
e non sono abituati all'arrivo, come hanno ormai da una ventina d'anni, di immigrati che non sono europei in nessuna maniera, ma nemmeno europei meridionali come noi, che già non è che considerassero l'optimum, ma proprio non sono europei, cioè non sono bianchi, per dirla in maniera più cruda, sono anzitutto messicani, sono amerindi e poi sono asiatici. Questo genera sulla popolazione una notevole fatica nell'accettazione di ceppi come questi, di cui però hanno necessario bisogno per fare la guerra, per tenere bassa l'età della popolazione e fare la guerra, altrimenti, come dicevamo, a 80 anni la guerra non si può fare, ma neanche a 46 anni di età mediana, come il nostro paese, si può fare la guerra. Tutti questi elementi sommati producono il turbamento che vivono gli Stati Uniti in questa fase. E concludo questo mio primo intervento. Trump è il prodotto di questo turbamento. Non perché Trump c'entri niente, Trump è un oligarca newyorkese, non è che Trump vive niente di questo turbamento su di sé. Non è che a lui gli hanno distrutto la manifattura, che non ha mai avuto. O Trump ha problemi nell'incontrare gli immigrati che mediamente utilizza come servitù, anzi una signora se l'è anche sposata, naturalizzandola, che è la sua attuale moglie, per cui per lui grandi problemi non ce ne sarebbero. Ma Trump ha avuto la grande intelligenza, sebbene non fosse un politico inizialmente, di cogliere tutto quello che abbiamo detto fino adesso, di farlo con notevole sensibilità, tutta strumentale, non è che Trump avesse a cuore le vicende della cosiddetta America profonda, quello che gli americani chiamano Heartland. Figurarsi se Trump, dove c'è il nocciolo duro del suo elettorato, cioè Midwest e Sud, se Trump finisse un giorno con la macchina in una cittadina del Midwest o del Sud e gli si rompesse la macchina, chiamerebbe casa più o meno per più di due ore, da quelle parti non ci può stare, anche newyorkese Trump, sebbene d'origini tedesche, insomma. Però ha saputo incarnare questo malessere e farlo prima degli altri. La tragedia di Trump, che poi non ne ha permesso la rielezione, è che Trump ha proposto e promosso qualcosa che non poteva realizzare, cioè l'estinzione dell'impero, né più né meno. Trump ha detto benissimo, io tutto questo l'ho capito, non in questi termini, grazie a Dio Trump non è un tecnico, per carità i tecnici in politica, Trump non è un tecnico, ma tutto questo però come sensibilità l'ha colto e ha detto ai suoi elettori, che poi sono tutti gli americani, più o meno tranne le coste, benissimo, adesso basta con l'impero, il problema è l'impero, via l'impero. Quindi cominciamo ad esportare come una nazione qualsiasi, come fossimo nell'Accademia Italiana, cioè tutto centrato sull'esportazione, sull'export, che è la massima dipendenza per una potenza, è come l'oggetto amoroso, no? I paesi esportatori vivono in dipendenza di chi compra i loro prodotti. Trump dice anche noi, anzi se non si prendono i nostri prodotti gli mettiamo dei dazi. E poi diceva le guerre, mai più, riportiamo tutti i soldati a casa, che ci importa a noi? Non è che abbiamo bisogno di fare la guerra, ma si difendessero da soli, sia i nostri clienti che gli altri. E alla Cina non facciamo la guerra, la facciamo economica. E gli immigrati, per carità, nessuno mai. Zero immigrazione. Questa ricetta, che è la ricetta di un paese più o meno astruso europeo, nel suo momento diciamo molto conservatore, non può essere applicata ad un impero, perché significa l'estinzione stessa dell'impero. Cioè trasformare una nazione convenzionale che esporta come le altre, vende prodotti, ha una manifattura, esporta servizi, finanza, quello gli americani già lo fanno, non fa più la guerra, riporta a casa tutti i soldati, Trump ha provato a riportarli più o meno tutti, dall'Afghanistan all'Iraq, addirittura un terzo di quelli dislocati in Germania, non è tornato nessuno durante il suo mandato, ma questo è un altro discorso. E poi basta con l'immigrazione, se non dobbiamo più fare la guerra, che ci servono? Per ora l'economia non si basa sui nostri calcoli e ci penseremo dopo, diceva Trump. Il problema è, chiudo, che gli imperi non sono una costruzione arbitraria. Cioè credere che un impero sia nato per volontà di chi lo abita spesso ci porta fuori strada. Non è che quando i romani erano poche capanne al foro boario pensavano di dominare il mondo, a figurarsi, speravano di superare la notte. Cioè gli imperi nascono in una forma spontanea, quando in un frangente storico la collettività, che poi si trasforma in impero, è più capace delle altre, è più violenta delle altre, è più fortunata anche in alcuni casi. Il punto è che non nascendo arbitrariamente un impero non può essere estinto arbitrariamente, non è mai successo. Non è che i romani a un certo punto si sono dimessi da sé.
Anzi, sui Romani vale la pena chiudere questo primo frammento, perché se noi andiamo a vedere le orazioni dei fratelli Gracchi, e siamo dopo la terza guerra punica, quando Roma ha sconfitto il suo nemico per eccellenza, che era Cartagine, e crea la prima globalizzazione della storia, che non lo era in senso geografico, perché oltre le colonne d'Ercole non si andava, ma lo era in senso tecnico, cioè controllava tutto il Mediterraneo. La globalizzazione di oggi non è nient'altro, è identica, solo che gli americani controllano tutti i mari, hanno creato un mercato unico, visto che ancora oggi via mare viaggia il 90% delle merci. All'epoca era identica la vicenda, ma sebbene fossero monopotenze romani dopo molto tempo, l'essere impero in questa maniera, formalmente erano una repubblica, come lo sono oggi formalmente gli Stati Uniti, questo per dire quanto contano i sistemi istituzionali, cioè niente, ma essere impero gravava sulla popolazione, che faceva di continuo la guerra, che non viveva di economia e che aveva dentro di sé l'arrivo continuo di persone dalle province che venivano poi inquadrate nelle legioni romane. Gli Stati Uniti, identici, ma gli imperi vivono tutti degli stessi elementi. E c'è un'orazione di Tiberio Gracco che fa veramente impressione, perché sembra Trump durante la campagna elettorale. Tiberio Gracco dice: i romani si sentono padroni del mondo, ma non possiedono neanche una zolla di terra. Anzi, gli abitanti delle nostre province si approfittano di noi, dice Tiberio Gracco. Ci fanno le cose alle spalle, non combattono da sé, non prendono niente di quello che serve a noi per vendere. Beh, così non si può andare avanti. Le parole sono identiche a quelle di Trump, proprio uguali. Il che ci denota come la fatica imperiale sia un elemento che ricorre nella storia di tutti gli imperi. In fondo le ultime elezioni iraniane, l'Iran è un impero di antichissima tradizione, insomma per informazioni citofonare greci e romani che qualcosa ne sanno, ed è rimasto identico, sebbene nel frattempo ha abbracciato in maniera molto particolare l'Islam, l'ha dovuto rendere su di sé, se l'è cucito addosso con lo sciismo. Se vedete le ultime elezioni in Iran, vinte va per dire, insomma non sono elezioni regolari, ma comunque Raisi, che è il prescelto della guida suprema, i temi nella campagna elettorale, perché comunque i dibattiti in televisione ci sono uguali. Cioè, la popolazione iraniana vive la fatica imperiale anche a causa delle sanzioni che un altro impero, cioè gli Stati Uniti, applica su di sé. Non so se ho reso l'idea, ma il momento degli Stati Uniti è questo, e fin qui siamo arrivati. Adesso vediamo lo svolgimento ulteriore. Allora, ascoltandoti, naturalmente ci siamo, ti sei concentrato molto sulla narrazione imperiale o diciamo di liquidazione dell'impero, poi insomma mi pare di capire che questa sorta di grande tentazione di chiudere l'esperienza imperiale, indipendentemente da riuscire a farlo, poi forse non termina con Trump, però questo magari ce lo dici tu. Mi piacerebbe che spendessi qualche parola su questo elemento delle narrazioni presidenziali, cioè provare a dire se c'è già una narrazione in corso, se si sta in qualche misura consolidando una narrazione di Biden. È molto presto forse per dirlo, magari il confronto lo si può fare a tre, tirando in causa anche Obama, che non è una figura totalmente rimossa, mi pare, dal panorama del dibattito, e almeno questo possiamo verificarlo. Mi colpisce, ma davvero non voglio poi trasformare il dialogo tra noi in una richiesta di chiarimenti, quello che dicevi prima sul non vivere di economia, perché almeno stando ad una, come dire, a quello che sembra essere in agenda oggi, in queste settimane, la questione, quando tu evochi la questione migratoria, diciamo il tema del lavoro, dei sussidi al lavoro, della disoccupazione o anche di come i sussidi Covid, no? I CARES Act dello stesso Trump avrebbero incentivato i lavoratori meno qualificati a resistere a condizioni lavorative troppo all'insegna dello sfruttamento. Quindi ti chiedo, se l'America non vive di economia, forse però è fortemente condizionata da un mercato del lavoro che
che deve tener conto in questo momento anche di elementi che pesano. E poi ti lascio, ti dico tutte queste cose insieme, naturalmente fanne l'uso che meglio credi, perché credo che questo ci possa introdurre, tu l'hai già fatto evocando la Cina, l'esportatore massimo, al rapporto con gli altri, qual è appunto l'America calata nel contesto globale di oggi alla luce delle cose che ci hai introdotto. Prego. Tutto grazie anche per le sollecitazioni. Parto dalla prima che tu mi ponevi, cioè se esiste già una narrazione bideniana e come si ricollega alla fase attuale anche ad Obama, che come dicevi giustamente sembra anche Obama un incidente della storia, non se ne parla quasi più. Facciamo una premessa. Grazie. I presidenti americani non vanno mai presi sul serio fino in fondo, eh? Cioè proprio per carità. Ci sono tifosi di ogni tipo, poi noi amiamo tifare tutto. C'è chi tifa Biden, c'è chi tifa Trump, eccetera. E che può essere anche divertente. Quanto io non ho questo approccio così sportivo alla politica in generale, a quella statunitense, meno che mai. Quando si tratta di, giustamente la professoressa parlava di narrazioni imperiali, il che è decisamente più puntuto e per quanto mi riguarda più accurato, si parla appunto di narrazioni, cioè non dobbiamo scambiare la narrazione per la realtà, insomma lo iato, il decalage esiste, non è roba da poco. I presidenti americani peraltro non dobbiamo neanche sopravvalutarli, perché poi poverini li intestiamo di vicende che non posseggono, addirittura qui c'è chi pensa che il vicepresidente, ecco questo sarebbe interessante, fa parte veramente della narrazione imperiale, credere che il vicepresidente degli Stati Uniti abbia un qualsiasi ruolo. Su questo gli americani però sono veramente impareggiabili, perché giustamente hanno, grazie a Dio, ed era ora, messo una donna a fare il vicepresidente, sarebbe stato meglio se arrivasse il momento di una donna presidente, i figli ancora non ci sono arrivati, donna peraltro di una minoranza, anzi di un paio di minoranze, per essere ancora più precisi, e quindi ci è stato raccontato che ha un ruolo vicepresidente degli Stati Uniti. Insomma, c'era un famoso vicepresidente, che era il vicepresidente con Roosevelt, che a domanda letterale che cosa fa il vicepresidente degli Stati Uniti, lui rispose non lo so, aveva servito due mandati, so però che vale come un secchio di sputo. In realtà non era spear, si dice sputo in americano, non era esattamente sputo, lasciamo perdere, è una sostanza più maleodorante, però questo ci dà l'idea. Il presidente americano è alla testa di un impero, ma non è un imperatore. Noi facciamo subito questa equazione. I poteri di un presidente americano sono estremamente labili. Cioè i padri questi mitici padri fondatori americani, alla fine del Settecento, però avevano un certo acume, l'avevano immaginato così il governo americano, bloccato. Cioè se è possibile non doveva succedere niente. Meno decisioni possibili, meno interventi possibili. Cioè i checks and balances, di cui ci riempiamo molto la bocca, non sono altro che questo. Quando dicono la politica americana, quando non funziona la politica, perfetto. L'obiettivo dei padri fondatori. Cioè, la politica americana non funziona più. Spesso gli americani spesso la politica la chiamano government, cioè governo. Dicono government doesn't work anymore. Ma quando mai ha funzionato non si sa. Ma spesso si risponde, lo volevano così. Il presidente americano, se voi prendete il gergo giornalistico, i giornalisti immediatamente, siamo tutti d'accordo, non ci azzeccano mai su niente. Però se ci fate caso, gli Stati Uniti sono l'unica occasione in cui non si parla di governo, ma di amministrazione americana. Non si usa per nessun altro paese. È un calco dell'inglese americano, loro dicono US administration, cioè l'amministrazione americana. Questo a segnalare che cosa, e per questo è giusto per una volta, che il presidente americano è un ingranaggio dell'amministrazione, non è l'amministrazione, cioè non è il governo in quanto tale, non si parla di presidenza, è una parte del governo, perché i suoi poteri sono quelli che sono. Dobbiamo immaginare la realizzazione della traiettoria americana come un'interazione dialettica fra parti. C'è la Casa Bianca, c'è il Parlamento, il Congresso bicamerale, che è questa l'istituzione più importante del paese, ma che ha più poteri, ma però è un'istituzione collegiale, quindi il responsabile per eccellenza. E poi c'è quello che Trump amava chiamare spregiativamente the deep state, lo stato profondo, che non vuol dire un cavolo, cioè sono gli apparati dello Stato. È solo che gli americani sono convinti di non averlo uno Stato federale, questa è proprio una loro convinzione. Se voi parlate con un americano ti dice ma il nostro Stato
we have, dicono gli americani, a thin administration, cioè magra, ma in base a che non si sa. Il Pentagono è il più grande fornitore di lavoro del mondo, con oltre 3 milioni di dipendenti. Poi togliamo tutti i contractors, che per calcolarli, cioè al secondo posto c'è McDonald's. Come fa a essere magro lo Stato federale americano? Non si sa. In questo bailam voi capite che il presidente americano è un signore, è l'elemento dialettico della vicenda, nient'altro. Cioè, non ha poteri che vanno oltre, non c'è niente di più divertente che leggere la dottrina X, Obama, poi c'è la dottrina di, non so, Bush padre, chi vi piace di più, ci sarà anche la dottrina di Biden, arriverà, se non è già arrivata. Innanzitutto, come dicevo, nessuno di questi è un tecnico, fortunatamente, non è che il presidente americano arriva alla Casa Bianca con degli incartamenti sul mondo. Bush figlio non era mai stato in Europa quando diventa presidente. Insomma, Trump sì, è stato molto in giro per il mondo, ma un conto è fare il turista, un conto è viaggiare. Non è che Trump capisse di mondo, capisca, è un contemporaneo. Quindi la narrazione però si modifica, i poteri no. Infatti Trump non dormiva la notte perché lui sperava di essere Putin, ma poi ha scoperto che i poteri del presidente americano sono come, potete immaginare, una plancia di bottoni, tu ne spingi uno e non succede niente, spingi un altro e non succede niente. Noi tendiamo a prenderli molto sul serio perché guidano il paese più potente del mondo, quindi se il presidente dice una cosa sarà quella, poi non succede però. Ma noi diamo la colpa al presidente o alle circostanze, no, proprio non succede. Per chiudere questo aspetto epistemologico, cioè per capire di che cosa parliamo, quando Charles de Gaulle immagina la Quinta Repubblica Francese, chiama il sarto Michel Debré, che era un grande giurista, gli dice devi cucirla su di me, cioè, senza perdere troppo tempo. Insomma, la Quinta Repubblica è una repubblica monarchica, quella attuale, quella guidata da Macron, è una repubblica eminentemente monarchica. Lo stesso Macron, che è un signore di un'intelligenza spiccata, quando vince le elezioni va al Louvre, cioè dove si festeggiava la monarchia, e dice che una delle interviste più belle di Macron è quando spiega che durante la Rivoluzione Francese, a suo avviso, i borghesi non volevano uccidere il re, si sono sbagliati. Questo dà l'idea di quanto sia monarchica la Quinta Repubblica attuale. Solo che Debré torna da De Gaulle, perché De Gaulle gli dice il modello che devi prendere è quello americano, cioè la repubblica presidenziale, facciamo unista, presidenzialista addirittura, che esista. Debré torna da De Gaulle, gli dice sì, benissimo, ma lei lo sa che il presidente americano non può sciogliere le camere mai, non esiste un'occasione. E gli dice, beffa delle beffe, addirittura il presidente della Repubblica Italiana può sciogliere le camere, come si fa? E lì De Gaulle dice, per carità, basta col modello americano, non si segue più, infatti non è stato seguito, e oggi ce la raccontano, la Repubblica Francese è semipresidenziale, perché al primo ministro, roba da perdere la testa, eh? I poteri del presidente francese sono nettamente superiori a quelli del povero presidente americano. Quando Obama si incontrava con Sarkozy, i due si stavano molto simpatici, Sarkozy è un tipo simpatico, proprio non so in base a che, però evidentemente rimane molto simpatico. Addirittura Obama lo invitò, hanno trascorso le vacanze insieme, in carica, lui, se avete visto le foto, Sarkozy si presenta con un giubbotto di pelle, insomma era in grande forma. Mentre parlano Obama gli dice, gli confessa, beato te, per due ragioni gli dice Obama. La prima, che non devi avere tutti i giorni a che fare con Netanyahu, perché all'epoca Netanyahu è un leader politico americano, sapete, Netanyahu rinuncia alla cittadinanza americana fino agli '80, insomma è ancora dentro, molto dentro la politica americana, lui ce l'aveva davanti tutti i giorni all'epoca, poi Netanyahu spopolava. La seconda ragione dice, beato te che hai tutti questi poteri, e Obama era un professore di diritto costituzionale, non proprio, non sapeva di che cosa trattava. Qual è la narrazione imperiale di Biden, dato tutto questo? È una narrazione. Biden si fa eleggere in questo modo, lasciamo perdere il voto postale, non voto postale, perché Trump poi si è divertito durante la campagna elettorale, oltre a creare la tragedia del Campidoglio, a smascherare tutte le deficienze del sistema elettorale americano, che è veramente improbabile da sempre. Però siamo in un paese anglosassone, quindi in un paese anglosassone fra gentiluomini, se anche le cose si sanno non si dicono.
Trump per cavoli suoi, perché 4 anni fa gli andava benissimo, quest'anno che non vinceva non gli andava più bene, ha smascherato tutto e ha messo in luce un sistema veramente impossibile. Adesso vogliamo tutti bene i giornalisti, figurarsi io, ma io personalmente a me stesso non consentirei di annunciare e decidere le elezioni di qualsiasi paese. Gli Stati Uniti, come sapete, sono i media americani che, non avendo loro il Ministero degli Interni, formalmente annunciano chi ha vinto. Insomma, non è proprio tanto normale. Adesso Trump, lasciamo perdere, Trump parla solo per cavoli suoi, ma comunque questa cosa non gli andava giù, si è scagliato contro Fox, ne ha fatti di tutti i colori. Mentre Trump litigava con se stesso il sistema americano, Biden proponeva questa ricetta molto semplice. Dato tutto ciò di cui sopra, la fatica imperiale, le elezioni in America si vincono sempre nel Midwest. Avete notato stati come l'Ohio, Illinois, Michigan, mettiamoci anche la Pennsylvania. Avete altrettanto notato, immagino, che le primarie americane partono in uno stadio che è l'Iowa, solo perché il 60% della popolazione è di origine tedesca, non più nemmeno. Si vincono lì perché il Midwest, come diciamo, è la parte più rilevante del paese. Non è una questione tecnica, è un caso, quelli sono i swing states, cioè gli stati oscillanti, perché a loro è consentito di esserlo, perché sono stati del Midwest, cioè sono germanici. E poi qualche frattaglia, ultimamente c'è sempre la Florida, adesso l'Arizona, eccetera, ma comunque le devi vincere lì. Biden si ricorda che lui è cresciuto in Pennsylvania, una cittadina cacofonica che si chiama Scranton, Scranton si dice con accento americano. È scappato da Scranton che era un bambino, poi è diventato uno Yankee, cioè è andato a vivere sulla costa, però lì si ricorda di questi suoi natali. Addirittura va a vedere durante la campagna elettorale questa casetta di legno dove lui, irlandese cattolico, anche se ha una metà francese, si chiama Robinette di secondo nome Biden, va a vedere questa casetta e dice: io vengo da qua. Cioè, se tu non sei del Midwest è dura. E dice a questi signori, dice: io l'impero non lo posso estinguere, non vi posso promettere ciò che ha promesso Trump o quello che vi promette un altro signore che ha la stessa identica ricetta che Bernie Sanders. Bernie Sanders e Trump sono pressoché uguali, sebbene con dialettiche politologiche diverse. Il problema è che non conta quasi mai niente, ma quelle esistono. Addirittura Bernie Sanders sogna la socialdemocrazia scandinava, insomma, in bocca al lupo. Biden dice: io tutto questo non ve lo posso promettere. Non torneremo tutti a casa, non diventeremo un paese esportatore, non possiamo smettere di prendere gli immigrati. Proprio non è possibile. Che cosa vi prometto? Quello che diceva la professoressa, cioè estendo lo Stato sociale per alleviare le vostre sofferenze e lo faccio pagare, dice Biden, ai miei grandi elettori, che sono le big tech, che sono le grandi industrie della costa Atlantica, sia la parte finanziaria che quella di big tech delle due coste, Atlantica e Pacifica. Questo promette Biden. Dice: sì, certo, non è che faremo le guerre come le facciamo dopo l'11 settembre, non è che andiamo ad esportare democrazia in contesti esotici. No, questo no, però non torneremo tutti a casa. Anche i militari dell'Afghanistan, non tutti torneranno a casa, anzi, non molti, andranno altrove. Io vi prometto che, dal momento che comprendo la vostra sofferenza, allargo lo Stato sociale. Questo sul piano interno, così vince le elezioni Biden, anche perché poi Trump si suicida, decide: no, il voto postale noi non partecipiamo, è tutto un broglio, eccetera. Insomma, ci mette molto del suo, peraltro il voto popolare l'aveva perso anche 4 anni prima, Trump, non conta niente negli Stati Uniti, però l'aveva perso di diversi milioni con la Clinton, ma questo è secondario perché la Clinton aveva stravinto ovviamente a New York e in California. Come detto, in America contano solo gli stati del Midwest, quindi puoi fare quello che ti pare. Noi che questo lo comprendiamo a fatica, ci sembra una stortura. Dici: ma come? Ha preso più voti, sì, ma l'ha preso in California. Non è uno stato rilevante nell'ethos americano. È lo stato delle serie televisive. Quindi serve per gli esterni. Dentro, insomma, un americano di dentro vede la California come molto luminosa, ma un altro paese. E così New York. Infatti i corrispondenti dei media stanno tutti a New York, perché dentro, per carità, l'America profonda, dove mediamente neanche si lavano, dice: no, questo non è bene. Biden, che quell'America la conosce, cioè è cresciuto, a questa America si rivolge in questa maniera con grande onestà.
questo gli va riconosciuto. Trump è un signore un po' Biden è un signore un po' senescente, un po' molto avanti con l'età, spesso sbaglia. Durante la campagna elettorale, poverino, lo portavano in 4 stati diversi, in un giorno ne sbagliava almeno un paio. Diceva che bello essere tornato in Indiana, ma era in Ohio, è successo più volte. Però vieni sballottato letteralmente, hai soltanto il tempo di leggerti un po' il discorsetto, alzi gli occhi e ti dicono siamo arrivati, e lì un po' di sbaglio. Ma sul piano esterno, ciò che chiedeva la professoressa, qual è la narrazione bideniana? E quella è rivolta soprattutto a noi allegri europei occidentali. Perché l'atteggiamento che Trump ha avuto nei confronti dei clientes europei è stato un atteggiamento molto sgradevole. Trump diceva, adesso fate da soli, spendete, combattete, comprate le nostre merci, non ci rompete le scatole, sono affari vostri. Insomma, addirittura ricorderete quando Trump invita per la prima volta, invita un parolone, si autoinvita la Merkel nello studio ovale, prima volta Trump si rifiuta di darle la mano. C'è questa scenetta orrenda in cui Trump dà la mano, poi la toglie davanti ai fotografi. Ecco, l'obiettivo principale di Biden in questo senso è recuperare gli alleati, è tutta una edulcorazione, avremmo chiamato province qualche secolo fa, ma comunque i soci, noi siamo tutti alleati, siamo tutti sciolti in sensi amorosi, ma comunque gli alleati, diciamo gli soci degli Stati Uniti, cioè noi europei occidentali, non tanto gli europei centro-orientali, perché gli europei orientali non hanno questi grandi problemi, loro sono russofobi, sono fissi sulla Russia, non devi recuperare nessuno lì alla funzionalità americana, loro stanno lì dai baltici, polacchi e romeni affinché possa essere obliterata dalla terra la Russia, e gli americani questo va benissimo, non è che devono convincerli di niente, il problema per loro siamo noi, soprattutto siamo la parte più influente del continente, culturalmente e come seduzione, il che conta nei rapporti fra esseri umani, insomma l'influenza culturale francese non è la medesima di quella polacca. E poi perché noi siamo profondamente anziani e postorici, cioè per noi la storia è proprio finita, non esiste più niente, qualità della vita, economia, eccetera. Anche per volontà americana che hanno molto alimentato questa sindrome, tutti gli imperi l'hanno fatto, gli imperi tendono, il loro obiettivo è portare in condizione postorica i satelliti, affinché questi non reagiscano mai. Lo facevano tutti, lo faceva Cesare con i Galli, eccetera. Però a un certo punto tu gli chiedi uno sforzo e come ti rispondono? Non ti rispondono più. Oggi l'obiettivo di Biden è recuperarci al seno americano. In che modo? Parlando di democrazia e diritti umani. Quando un presidente americano parla di democrazia e diritti umani parla solo all'Europa occidentale. Cioè, su questo non c'è mai un dubbio al riguardo, perché non esiste altra parte del mondo a cui interessi niente di questi argomenti. Non niente come iperbole, proprio niente. Non è che io vado in Indonesia e parlo di diritti umani. O vado in Argentina e parlo di diritti umani, quindi il paese più simile all'Italia che c'è al mondo, l'Argentina. Non è che se io, così, per pudore, vado in Thailandia e parlo di democrazia, la gente mi ascolta, ma non perché sono scemi, anzi, perché semplicemente considerano un approccio di questo tipo coloniale, anche se noi li consideriamo non universali, i diritti umani li abbiamo inventati noi, e applicati agli altri, compresi dalla rivoluzione americana, dalla rivoluzione francese, appiccicati sugli altri, sono i vostri. Beh, un attimo, ti dice un cinese, non perché il Partito Comunista l'abbia traviato, l'hanno fatto a meno per 3.000 anni, non hanno mai sentito nessun bisogno di parlare di diritti universali i cinesi, da bravi confuciani. Quindi quando un americano si rivolge a qualcuno su questo, parla solo a noi, perché l'unico luogo del mondo in cui un argomento del genere ha una presa è questo. E dico io, meno male. Visto che è meglio averla la democrazia e il rispetto ai diritti umani, penso che fin qui ci siamo tutti, ma non scambiamoli per qualcosa di universale che non saranno mai. Non c'è niente che fa più ridere fuori dell'Europa occidentale e degli Stati Uniti del premio Nobel per la pace, ad esempio. Cioè, non è che, lo so, in Turchia aspettano chi sarà il premio Nobel per la pace. Ma insomma, parliamo di cose serie. Quindi Biden utilizza questa retorica perché deve recuperare noi. Dicendo che cosa? Noi abbiamo un sacco di problemi. Guardate quello che è successo il 6 gennaio, siamo americani, siamo molto diversi, noi veniamo da Marte, voi da Venere, questa amenità, eccetera. Però dobbiamo schierarci contro le autocrazie, adesso va di moda questo, dittatura non si usa più, anzi c'è una crasi ancora più bella, democrature, in bocca al lupo, anche questa subito ha preso piede, perché non ci facciamo mai mancare niente.
si sa bene che significa, però è bella così, cioè sono le autocrazie che hanno una patina da democrazia, in cui le elezioni si svolgono, proprio dibattiti tra politologi. Quindi nel momento stesso in cui però dobbiamo schierarci, lo facciamo per i diritti, per i valori. Quindi la narrazione badeniana è questa, è dire all'Europa occidentale che cosa? Che deve andare dietro agli Stati Uniti contro la Cina, punto. Perché i cinesi sono cattivi, soprattutto, questo è certamente vero, non sono democratici. Quindi la narrazione, mentre Trump aveva molto pudore su questi termini, a Trump veniva proprio da ridere, cioè a Trump parlare di democrazia, Trump, parlare di democrazie, serio fino in fondo, per 20 minuti, no, cioè non ce la poteva proprio fare. Biden è proprio spudorato, Biden parla di questa roba, lo stanno a sentire, dice, ah, vedi però, signore serio, il punto è trascinare noi nel Mar Cinese meridionale, ecco, lì le cose un po' si complicano, perché l'altra sera, anzi 10 giorni fa, Biden, come sapete, è venuto in Europa, e chiudo, è venuto in Europa perché si è fatto un paio di giri, è stato prima in Cornovaglia, c'è stato il G7, che è un forum, una fixio, che, per carità, che prosegue, ce la teniamo stretta perché è l'unica assise in cui l'Italia ancora c'è, finché non ci cacciano, quindi quella facciamo finta che sia importante, insomma, che coraggio. Poi si è fatto il summit della NATO, un po' più serio, a Bruxelles. Essenzialmente gli americani hanno presentato la nuova visione della NATO che hanno in testa, divisa in due tronconi. I paesi dell'Europa centro-orientale sono quelli di cui parlavamo prima, con l'eccezione dell'Ungheria, che è una bestia strana, perché, ma non perché ci sia Orban, figurarsi se un americano interessa qualcosa dei diritti umani, ma perché l'Ungheria non ha paura della Russia, ha un rapporto da sempre non male con la Russia, perché in mezzo ci sono i Carpazi, non peraltro, non è che c'è un altro motivo. Conta avere solo la pianura sarmatica come ce l'hanno i polacchi, conta avere una catena montuosa, anche noi non abbiamo paura della Russia, per forza, a migliaia di chilometri da qui, per cui escludiamo l'Ungheria, ma tutti gli altri, contenimento della Russia. L'altra parte, cioè noi, soprattutto francesi, italiani e tedeschi, che hanno le marine militari migliori, possibilmente contenimento della Cina in ambito NATO nel Mar Cinese meridionale. Questo è venuto a dirci Biden, non è che queste cose le scrive Biden, i suoi consiglieri hanno stabilito questo e Biden lo ha abbracciato. Il Regno Unito va da sé, il Regno Unito fa tutto ciò che dicono gli americani, il problema non si pone, specialmente adesso, figurarsi, il problema non si pone. Poi si è incontrato con Putin a Ginevra, sul lago Lemano, il 16 giugno, lì perché c'è avuto una vertigine, tutti i presidenti americani dalla fine della guerra fredda vogliono tutti aprire alla Russia, proprio non ci sono eccezioni. Da Bush figlio, passando per Obama, Trump neanche a dirlo, e Biden. Inizialmente anche Biden è partito molto duro con la Russia, perché il malessere di dentro, la grammatica strategica è molto semplice, quasi rudimentale su queste cose. Tu hai un grave malessere dentro la nazione, lo devi tradurre verso l'esterno, se puoi farlo, se no ristagna, ti corrode dentro, l'assalto al Campidoglio lo testimonia. E il nemico sempre utile sono i russi, quindi nei primi mesi dell'amministrazione tutto contro i russi, perché poi l'opinione pubblica americana è allenata a percepire la Russia come il villano per eccellenza, anche come fisionomia, proprio il russo si presta, quanti libri, opere cinematografiche sul russo cattivo. E poi i russi magnificano ciò che fanno, a differenza dei cinesi che invece lo tengono sotto traccia, quindi si offrono come nemico. Ma passata questa fase, Biden è totalmente nella fase classica della presidenza post-guerra fredda. Non ha senso avere la Russia come nemico, lo pensano tutti i presidenti americani, da Bush figlio ad oggi. Sul piano grammaticale hanno anche quasi ragione, anzi togliamo il quasi, hanno ragione, se tu hai due nemici grandi, cioè Cina e Russia, ne giochi uno contro l'altro, si prende il più debole, lo giochi, perché l'affronti insieme? Dividi il campo. Non l'hanno mai potuto fare i presidenti, soprattutto perché gli apparati non sono d'accordo, e quello conta, e neanche il Congresso. Invece noi abbiamo l'impressione che il Presidente decida di questa roba, ma non hanno mai potuto fare perché nella mentalità degli apparati americani, soprattutto del Pentagono, qualora gli Stati Uniti aprissero la Russia veramente, non avrebbero più ciò su cui coagulare l'Europa, soprattutto l'Europa centro-orientale, e la Germania e la Russia che si toccano sono l'incubo per eccellenza degli americani. Adesso sono argomenti un po' complessi, li lasciamo da parte.
però la Russia non si può aprire, almeno non in questa fase. Però Biden questa ha proposto a Putin per l'ennesima volta, gli ha detto: se ti comporti bene, noi stemperiamo il contenimento nel tuo estero vicino, eccetera. E qui mi collega Obama e veramente chiudo. In che cosa è diversa la narrazione bideniana con quella di Obama? È molto diversa nella narrazione, nei fatti è tutto uguale, ma nei fatti sono identici anche Obama e Trump, la narrazione è totalmente opposta. Tra l'altro Trump ha una buona impressione di Obama, anche se non l'ammetterebbe mai, Obama per niente di Trump, no? Non ne ha una. Però per esempio per Obama il suo modello di presidente è Bush padre, quindi signore formalmente repubblicano, ma un patrizio del Northeast, cioè del New England, quindi signore un po' particolare. La differenza con Obama è nella narrazione. La narrazione obamiana era un po' diversa. La narrazione obamiana era di un signore che in testa si era messo il declino. Cioè Obama era convinto che gli Stati Uniti fossero in aperto declino. E la sua narrazione rifletteva questa immagine. Poi gliel'hanno un po' cambiata, perché non aveva senso. Quindi il suo entourage gliel'ha molto modificata. Al punto che Obama negli ultimi anni si faceva dare i discorsi, perché non si fidava per niente, mentre li vedeva soltanto prima di salire sul palco all'inizio, dopo dice no, datemi la sera prima perché sennò io non ci capisco niente. La narrazione bideniana è una narrazione di tipo ottimistico, di ripresa, no? Sciocchezze tipo America's back, cioè l'America è tornata, ci è mancata molto, ritornata, se n'era mai andata però è tornata, e cose di questo tipo. Obama non ce l'aveva questa roba qui. Però l'apertura alla Russia ce l'aveva in testa, addirittura Obama si era affidato al Dipartimento di Stato che aveva inventato una formuletta, si chiamava reset, in italiano si dice reset, non so bene perché, però è così. Cioè l'azzeramento delle relazioni diplomatiche con la Russia, cioè ricominciamo da zero, diceva Obama, perché ci dobbiamo odiare? Voi russi ci dovete servire contro la Cina, quello che dicono tutti i presidenti. Addirittura nel marzo del 2009, appena eletto, cioè appena insediato, Obama, sapete, ci si insedia di lunedì, il 3 di gennaio, Obama invia la sua segretaria, il suo segretario di Stato, segretario di Stato suona male, il suo segretario di Stato che era Hillary Clinton, cioè ministro degli esteri, a Mosca e le dice: portati il gadget che annunciamo ai russi che da adesso in poi ricominciamo da zero. Lei Clinton si porta un bel, gli americani sui gadget sono impareggiabili, si porta un pulsantone rosso. Nelle foto si vede benissimo, incontra un signore di eccezionale esperienza che era ed è tuttora il ministro degli esteri russo, si chiama Sergei Lavrov, lui sì un tecnico, in Russia il sistema russo il tecnico lo promuove perché insomma è un po' diversa la questione, e lei dà a Lavrov questo pulsantone rosso su cui gli americani hanno fatto scrivere reset, cioè azzeramento in inglese, sotto tradotto in russo, e sì, non parlo il russo ma in cirillico era scritto sbagliato. Mentre azzeramento si scrive peregrezuzka o qualcosa di simile, c'era una lettera in più che traduceva non azzeramento ma surriscaldamento. Adesso l'episodio fa ridere ovviamente all'epoca come oggi, ma il consigliere diplomatico della Clinton, che si chiama Philip Rhines, scrivono tutti i libri, anche in America ha scritto, non poteva mancare il consigliere diplomatico della Clinton, scrive un libro qualche anno dopo, cui racconta che all'epoca i linguisti del Dipartimento di Stato, cioè del Ministero presieduto dalla Clinton, che gli americani chiamano Foggy Bottom, cioè fondale nebbioso, che è una zona di Washington ma è diventata appunto metonimia, non vollero prestare consulenza al pulsantone rosso perché non erano d'accordo. Non erano d'accordo con l'apertura della Russia. Ecco, il presidente americano ha a che fare con circostanze di questo tipo qua. È un lavoro molto faticoso concentrarsi sugli elementi strutturali di una questione e sugli apparati ancora di più. Però la geopolitica si occupa di questa roba schifosa qua, cioè non tanto di che cosa pensa realmente un presidente, ammesso che pensi qualcosa, non sempre i presidenti ragionano, o che cosa ha in mente o che cosa vuol fare, ma che cosa può fare, che è un po' diverso. La narrazione bideniana si ferma all'ottimismo dei diritti umani, con una parte però di sincerità, come dicevo, non ha promesso agli americani di estinguere l'impero, non l'ha mai detto, di ridurlo di estinguerlo meno che mai, di aprire uno stato sociale che è molto risicato, sì, ci riuscirà? Molto difficile, molto difficile.
Allora, io avrei altre questioni, ma mi taccio perché vorrei invece, non so i tempi, abbiamo già finito? Vorrei aprire almeno un paio di interventi se ci sono. Sì, come dobbiamo regolarci? Bisogna usarne un altro. Salve dottor Fabbri, le chiedevo in base a prima ha citato la questione dello stato profondo, i cosiddetti, o meglio, gli apparati, i cosiddetti stato profondo come insieme. È una questione molto interessante, ricordo il primo numero della rivista Limes di quest'anno, subito dopo gli eventi del congresso in particolare. E in questo articolo lei spiegava appunto l'influenza che c'è stata, che tante volte non ci viene raccontata, non ci viene illustrata, perché magari è anche meno conosciuta in particolare nello Stato americano. E ricordo appunto come lei in questo articolo ha spiegato in maniera chiara anche l'influenza che c'è stata nel periodo Trump, anche durante le ultime elezioni, qualche stravolgimento che c'è stato. Quindi la mia curiosità è, ecco, vedendo il post-Trump, la narrazione, il periodo Biden, diciamo, questi apparati come si possono porre? Lei ha detto già che i vari apparati, io penso in particolare a quello burocratico, ma è molto importante anche quello militare difensivo negli Stati Uniti, lei ha citato il Pentagono, sono fortemente influenzati anche da questo ceppo germanico, l'ambito WASP possiamo chiamarlo. E magari qualche volta è stato anche incluso il gruppo, chiamiamolo gruppo etnico, ma di derivazione irlandese ultimamente, no? Come questi apparati si porranno adesso in questo periodo Biden e come soprattutto si rapporteranno verso di noi, verso il resto e verso i satelliti quali il nostro paese, ecco. C'era qualche altro intervento? Prego. Buonasera. Niente, io facevo riferimento a una recensione apparsa qualche giorno fa su un giornale italiano, mi pare La Repubblica, di un libro uscito in America di cui sono autori due militari statunitensi, no? Il libro è 2034 e Novel of Next World War, una cosa del genere, adesso non me lo ricordo bene. Vabbè, siccome mi aveva incuriosito, sono andato a vedere sul New York Times, sul Washington Post, no? Le recensioni che davano loro. E che però, dicono? Ecco, quello che mi ha colpito è il fatto che, vabbè, a parte gli elementi, diciamo, tra virgolette, letterarie, però gli autori delle due recensioni mettevano in evidenza un aspetto, ovvero dicevano, va bene, sì, la descrizione della guerra, la tecnologia e compagnia bella, dice, ma gli autori non hanno tenuto conto di un fattore, ovvero gli Stati Uniti nel 2034 saranno in grado di fare fronte comune di fronte a una minaccia, la guerra era con la Cina ovviamente, di fare fronte comune di fronte a quel tipo di minaccia, ovvero gli Stati Uniti saranno ancora uniti? Ecco, questa è okay. Altre domande? Senti, ce n'è un'altra qui. Buonasera, io volevo chiedere una domanda semplice. La Gran Bretagna ancora vuole ancora avere un controllo, comunque una presenza nel Mediterraneo? Solo questo. Ok, tanto grazie, riparto da questa perché è molto semplice, sì, certamente sì, anzi più oggi che 10 anni fa, insomma soltanto qualche settimana fa, anzi qualche giorno fa, gli inglesi sono passati con la loro portaerei nel canale di Sicilia, che poi è uno stretto di Sicilia dovremmo chiamarlo. L'hanno fatto per testimoniare la loro presenza e la scorsa settimana, soltanto perché i francesi e i tedeschi appena hanno visto Biden che si incontrava con Putin a Ginevra, anche giustamente hanno avuto visto, hanno detto perché noi no. Hanno subito rilanciato un incontro con Putin nella cornice comunitaria. Nel giorno in cui se ne discuteva al Consiglio europeo, gli inglesi, che è sempre Mediterraneo, insomma il Mar Nero, sebbene un bacino diciamo legato agli stretti d'accesso, gli inglesi sono andati con un loro cacciatorpediniere che si chiama
Defense sono andati dritti per dritti contro la Crimea, proprio contro, sono stati ovviamente respinti dai russi con bombe eccetera, durante gli europei, insomma succedono anche queste cose, quindi direi di sì, sono presenti, loro l'hanno fatto affinché non si aprisse la Russia, gli inglesi sono il paese più russofobo del mondo da sempre, cioè lì è proprio inestirpabile, poi prendono i soldi della finanza russa, davanti ai soldi, però sul piano strategico non c'è modo, è dal grande, ma anche prima del grande gioco, per cui sì, sono più presenti di prima in realtà nel Mediterraneo per molteplici ragioni, tra cui quella di mostrarsi indispensabile agli americani. Che tipo, quindi parto dalla prima domanda, che tipo di rapporto gli apparati statunitensi vogliono avere con noi, se ho ben capito? Sai, gli apparati statunitensi hanno, innanzitutto non sono un monolite, cioè, come dicevo prima sono una pletora infinita, quindi hanno opinioni diverse, si scontrano, si fanno la guerra fra di loro. Poi siamo in un paese anglosassone, quindi hanno una disciplina sociale molto elevata, non sono latini in questo senso, quindi arrivano comunque a un certo punto in cui qualcosa fanno, nel bene o nel male. Ciò che vogliono dall'Italia nello specifico è ciò che poi viene a veicolare o il segretario di Stato o il presidente americano, cioè l'Italia non è il massimo dossier, quindi, anche se non è un dossier rilevante, quindi il presidente americano non ha un'idea sull'Italia, non dobbiamo, ma è normale, non è, può avere un'idea su tutti i paesi del pianeta, fa un altro mestiere, beato lui. Quindi ciò che viene a chiedere un segretario di Stato al presidente americano è proprio solo frutto di roba degli apparati, cioè non c'è, non è che Blinken era a Roma peraltro in questi giorni, Blinken è il segretario di Stato, non è che Blinken viene a Roma, Blinken è un tecnico, un'idea ce l'ha, però mediamente il segretario di Stato quando è un politico no. Quello che vogliono è che anzitutto l'Italia si sganci dalla Cina. Draghi lo ha già annunciato non a caso nei giorni del G7, del meeting della NATO, che l'Italia vuole rivedere il protocollo che abbiamo firmato nel 2019 che ci lega alle vie della seta, che dura 4 anni. Quindi c'è idea di rivederlo, deve scadere nel 2023, staremo a vedere, ma gli americani vogliono proprio che noi addirittura che lo abbandonassimo adesso, questo creerebbe uno scontro diplomatico con la Cina di cui non abbiamo bisogno, però l'idea di rinnegarlo fra qualche anno, almeno penso Draghi ci sarà nel 2023, ma insomma l'idea c'è, e a questo gli americani ovviamente va molto bene. E poi vogliono che la nostra marina militare, che non è esattamente pessima, anzi è un'ottima marina militare, vada nel Mar Cinese meridionale, cioè partecipi del contenimento marittimo della Repubblica Popolare, e ci andremo sicuramente, cioè non, molto difficile che questo non accada a modo nostro, ma comunque ci andremo. Che effetto hanno gli apparati sull'amministrazione Biden? Beh, un effetto notevole, totalmente diverso rispetto a quello che avevano. Hanno comunque, anche durante l'amministrazione Trump, l'ultima parola sta agli apparati, perché poi sono loro che materialmente fanno quella cosiddetta politica estera, non è che quindi tu puoi dire chissà che cosa al riguardo. Trump ha annunciato nei suoi anni 5 volte il ritiro dalla Siria, 5. Negli anni di Trump i militari americani in Siria sono aumentati, c'è qualcosa che non torna. Trump ha annunciato il ritiro di 1/3 dei militari americani dalla Germania, grandi articoli di dove se ne andranno, quanto ci mancheranno, tornate, stanno tutti lì, non è che se n'è andato nessuno, sono cose che decide un presidente. Il presidente americano decide soltanto in un momento, quando comincia una nuova guerra. In questa è una funzione simile a dictator di epoca romana, no? Che durava 6 mesi, poi rinnovabili in 12, cincinnato per capirci. Ecco, il presidente americano quando si lancia, gli americani ogni tanto lo fanno, si lancia una nuova guerra, c'ha quei 6 mesi, 5-6 mesi in cui l'opinione pubblica lo segue, quindi gli apparati sono costretti a fare ciò che dice, mediamente fa danni, perché diventa quasi motu proprio, quindi Bush figlio dopo l'11 settembre, ecco, per capirci. L'altra domanda, se nel 2034 gli Stati Uniti in caso di guerra con la Cina avranno un fronte interno compatto? Mettiamola così. Io non amo moltissimo le previsioni a lunghissimo termine. I geopolitici, già geopolitica è un termine orrendo, geopolitici è ancora più brutto, ma chi si occupa di questa roba qui, molto più noto di me negli Stati Uniti, si diletta a fare previsioni anche a 100 anni. Forse il più importante geopolitologo del mondo, che si chiama George Friedman, ha scritto proprio un libro che si chiama The Next 100 Years, peraltro è un nostro amico, quindi. Il che ha un grande vantaggio, a parte lui è bravissimo. Quindi, se lo può. Era proprio lui? Ma Friedman è bravissimo, quindi se lo può permettere. Il vantaggio di fare previsioni a 100 anni è che non ne risponderai, che non è, ne risponderanno i nipoti,
forse invitati in un contesto come questo diranno: ma noi era matto nonno, cioè non è che noi possiamo rispondere delle sue gesta. Si usava nelle casate nobiliari, poi i nipoti rispondevano per gli avi, degli avi, degli avi, ormai mi sembra che non si usi più. Quindi non amo molto questo tipo di previsioni. Credo che gli Stati Uniti, davanti ad una minaccia molto rilevante come può essere quella cinese, nel caso di una guerra che sarebbe anche nucleare, evidentemente, o comunque minacciata sul piano nucleare, troverebbero il coraggio e la forza di compattarsi. Certo. Cioè, quello che voglio dire è, e chiudo, non si può mai valutare un fronte domestico in tempo di pace. Perché i fronti domestici in tempo di pace gli americani non lo conoscono, ma in assenza di una guerra massiccia come adesso, conto a fare la guerra in Afghanistan, conto a fare la Cina, ma in tempo di pace o di guerre minori i fronti domestici sono tutti sfilacciati, no? Cioè, più o meno succede. Si valutano in caso di momento di grave difficoltà e lì si possono giudicare. Io credo che anche, visto che sono un paese anglosassone, quindi hanno una disciplina media più alta della nostra, tendono poi a trovare quella compattezza che oggi probabilmente non avrebbero, ma non hanno neanche la Cina dentro il Golfo del Messico. È vero il contrario, che noi abbiamo l'impressione che la Cina sia un paese in grande espansione all'offensiva. Però in questo senso la geopolitica è cruda e immediatamente visibile. Non sono i cinesi che rompono le scatole agli americani e non li fanno uscire di casa a Houston o a New Orleans o a New York. Sono gli americani che rompono le scatole ai cinesi e stanno tra il Taiwan e la Repubblica Popolare e non gliela fanno prendere perché fanno quelle che loro chiamano le Freedom of Navigation Operations, cioè le operazioni per la libertà della navigazione, che non è male. Però i burocrati che si inventano questi termini li trovo molto apprezzabili, perché poi trascorrono questi pomeriggi di grande tedio, cambiano l'aggettivo. Ecco, ad oggi quella minaccia non c'è, qualora vi fosse io credo che sarebbero in grado di compattarsi. Bene, ringraziamo ancora una volta Dario Fabbri e la professoressa Persano per questo ricco approfondimento. Io vi ricordo gli appuntamenti della giornata, che sono ora all'Orto dei Pensatori, la storia di una famiglia di tante figurine Panini, con Leo Turrini e Antonio Panini. Stasera in piazza Vittorio Veneto ci sarà Riccardo Iacona con Loredana Lipperini e concluderemo all'Orto dei Pensatori alle 21.45 con gli Walkie Talkie. Vi invito come ultima cosa a visitare la mostra Gli Antichi Forni, che racconta i nostri 10 anni di festival. Grazie a tutti, buona serata.